L'attrezzatura da montagna costa sempre di più e diventa sempre più importante farla durare a lungo nel tempo. Ecco però 5 errori che non dovete assolutamente fare quando pulite e conservate l'attrezzatura, perché davvero le dimezzano la vita. Vediamoli insieme, così da allungare la vita ai nostri prodotti e risparmiare anche qualche soldino. L'errore numero 1 che si fa soprattutto se magari si è dei principianti è quello di non pulire l'attrezzatura. Quindi magari tornare a casa con gli scarponi sporchi di fango e non pensare che vanno puliti. Tornare a casa da un'alta via dopo che sono fatti giorni di sudate con lo zaino e non pulirlo. Può sembrare una banalità, ma questo vi assicuro che dimezza veramente di tanto la vita dei prodotti. E soprattutto è importante anche come li puliamo, perché prendere uno scarpone e buttarlo in lavatrice, vi assicuro, lo distrugge. Ma non solo, anche tanti prodotti non vanno messi in lavatrice. L'unica cosa che possiamo mettere in lavatrice è l'abbigliamento, quindi magliette, pantaloni, secondo strato, roba del genere. Vi faccio vedere come lavo io gli scarponi. Questo è uno scarpone con il quale ho appena fatto un'escursione, è abbastanza sporco. Metodo molto semplice, apriamo l'acqua, un po' d'acqua, possiamo benissimo passarlo sotto senza nessun problema perché tanto è impermeabile. E poi una semplice spazzola, andiamo a grattare via tutto il fango. Che sia tomaia, che sia per la suola, in questo modo davvero possiamo tirare via tutto il fango senza nessun problema. Oltre a ciò poi, vabbè, lui è in sintetico quindi non ne ha bisogno, ma se avete uno scarpone in pelle vi consiglio di mettere su anche qualche grasso, comunque qualcosa per la pelle. Tutti i prodotti poi per lavare gli scarponi e il resto dell'attrezzatura ve li lascio linkati qua sotto in descrizione, quelli che personalmente utilizzo io. Ma non solo scarponi, perché questo metodo è efficace per lavare anche zaini, stende e tanto altro. In questo caso magari possiamo utilizzare un catino o la vasca se ce l'abbiamo a casa, immergerli completamente nell'acqua e lavarli con una spazzola, davvero molto semplicemente. Possiamo benissimo aggiungerci qualche prodotto dedicato per lavarli meglio, ma anche loro sempre meglio lavarli a mano, soprattutto se sono rigidi. Il secondo errore, dopo che abbiamo pulito la nostra attrezzatura, è su come la asciughiamo. Anche qua è importantissimo. Una volta che abbiamo pulito gli scarponi, non dobbiamo assolutamente metterli vicino a fonti di calore, come possono essere dei camini o dei termosifoni, oppure metterli direttamente al sole, perché questo farà asciugare completamente l'intersuola e questo tenderà a sbriciolarsi davvero nell'arco di poco tempo. Allo stesso modo anche le tende, anche gli zaini, meglio non metterli direttamente al sole da far asciugare, perché il materiale si potrebbe cuocere al sole. Il metodo poi che personalmente utilizzo per farli asciugare è quello, spostando la sedia, di andare a metterli sotto un tavolo. In questo modo sono sicuro che siano al caldo ma non al sole. Inoltre, cosa che bisognerebbe fare, andare ad aprire i lacci in modo tale che questo possa asciugarsi meglio. E ancora meglio, se l'avete davvero lavato tantissimo, anche togliere la soletta in modo tale che si possano asciugare separatamente. In questo modo lo scarpone si asciugherà molto più velocemente e anche con un'asciugatura migliore. Se questo video ti sta piacendo e lo stai trovando utile, ti consiglio di iscriverti qua sotto al canale in modo tale da non perderti altri video sull'attrezzatura da montagna. Il terzo grosso errore è dove riponiamo l'attrezzatura, perché se l'abbiamo pulita e asciugata nel modo corretto dobbiamo anche riporla nel modo corretto. Esempio, gli scarponi non vanno assolutamente riposti in luoghi umidi, in luoghi dove l'idrolisi potrebbe andare a distruggerli nell'arco di 5-6 anni. Gli scarponi sarebbe meglio metterli in luoghi poco umidi e ben ventilati. Allo stesso modo, esempio, anche i sacchi a pelo e i piumini non vanno assolutamente conservati nelle loro sacche con cui li trasportiamo per renderli piccolini, perché poi a lungo andare questo tenderà a distruggerli. Una volta che gli scarponi sono asciutti, vi consiglio sempre di riporli nella scatola in cui li avete comprati, perché almeno così stanno al riparo da eventuali umidità. Ma non solo, perché se poi dovete metterli magari in garage oppure in qualche posto umido, sempre meglio magari metterli in una scatola di plastica. In questo modo noi potremo andare a sigillare la nostra scatola di plastica e saremo sicuri che gli scarponi resteranno all'asciutto. Il quarto errore che si commette spesso è quello di ammucchiare l'attrezzatura. Molte volte si mettono insieme magari zaini vicino ai ramponi, abbigliamento vicino ai bastoncini. Ecco che ci sono attrezzature proprio come ramponi e piccozze che sono molto taglienti e che dunque c'è un grosso rischio che vadano a tagliare la nostra attrezzatura. È molto importante che questo tipo di attrezzatura venga riposta in luoghi sicuri, in luoghi lontano dal resto dell'attrezzatura o comunque messa nei contenitori in modo tale che questa non crei problemi.
Vedete come io conservo tutta l'attrezzatura, tutti i scarponi nelle loro scatole, in modo tale che non si possano tagliare, soprattutto posso anche riconoscere. E poi, come vi dicevo, i ramponi. Importantissimo, io li lascio sempre nelle loro custodie, che possono essere rigide, molli, per portarli in giro, però sempre nella loro custodia e soprattutto in mezzo a roba che sono sicuro, anche dovessi aprirla, non andrà a tagliare tutto quello che c'è attorno. Infine, il quinto errore, che scommetto che questo fanno anche i più esperti, è quello di non controllare periodicamente l'attrezzatura. Tornando sempre a ramponi e piccozze, questa attrezzatura è soggetta molto velocemente ad arrugginirsi. Dunque, soprattutto se magari li utilizziamo solo d'inverno, è meglio ogni tanto andare a controllare che non ci siano principi di ruggine. In questo modo potremo prevenire, in questo modo potremo fermare la ruggine nel momento in cui dovesse crearsi. Ma allo stesso modo possiamo farlo con tantissimi altri tipi di attrezzatura. Su questo aspetto del controllare l'attrezzatura, ho sbagliato anch'io, vi faccio vedere, questa è la Grit X2 di Ferrino, tenda che ho provato un po' di tempo fa, e niente, purtroppo mi si è ammuffita perché nel momento in cui sono andato a metterla via, non l'avevo asciugata completamente e la tenda si è ammuffita. Quindi avrei dovuto controllare che durante l'inverno stesse procedendo tutto bene. Dunque ragazzi, questi sono i 5 errori più comuni che si commettono quando si va a conservare l'attrezzatura che ne dimezza veramente la vita. Fatemi sapere qua sotto quale errore vi è capitato di fare, come conservate voi l'attrezzatura, che ne discutiamo assieme. E la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!